Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale YouTube, io sono Tommaso e oggi parliamo di servizi, non di prodotti come al solito. Perché? Perché sono stato contattato da un'azienda che si chiama Paladin True e mi ha dato la possibilità di testare un suo prodotto. Ma non un prodotto, diciamo, che produce questa azienda, perché questa azienda si occupa di noleggi di aziende di terze parti. Ma adesso vi faccio vedere il sito, ma prima vi faccio vedere che cosa mi sono fatto spedire da Paladin True, giusto appunto. Ho conosciuto anche i titolari perché me ne sono andato a Milano perché ero curioso. Io non sono solito fare recensioni di servizi ma solo di prodotti. Però quale miglior scusa per andare a recensire questo piccoletto di casa DJI che non avevo ancora preso tra le mani? Grazie Paladin True. Allora, il sito è questo qui, si presenta in questa maniera, appunto Paladin, e la possibilità già immediatamente di testare i loro prodotti con un pulsante prova ora. Ma diamo un'occhiata a Prova i Brand, che è il servizio che hanno creato da pochissimo, perché prima facevano noleggio tra privati, ora invece hanno deciso di mettersi a fare Prova i Brand, che gli permette di avere, diciamo, una maggior credibilità dal mio punto di vista. In questo caso vedete DJI, Royole, Overcamera, Soflow, Elving, Mulinex, Parrot, PlayStation, Panono, Garmin, e ne hanno un bel po' di prodotti. La possibilità di noleggiare è immediata, nel senso che qualsiasi cosa vogliate noleggiare, andiamo su quello di DJI magari, si entra qui dentro e c'è la possibilità di provarlo per 3 giornate, in questo caso vedete qui sotto, mi dice provalo ora e mi dà ovviamente qualche informazione sul drone. Tra l'altro ho visto che c'è anche lo Spark adesso e anche l'Osmo Mobile 2, probabilmente a breve uscirà anche la possibilità di noleggiare l'Osmo Pocket. Ma la cosa figa di questo servizio è la possibilità di noleggiare, in questo caso per 3 giorni, quindi provalo ora e andiamo all'interno, perché mi sono immaginato proprio le persone che amano fare recensioni, un po' come me, e non hanno la possibilità però di acquistarsi tutti i prodotti, o magari non hanno le aziende che gli mandano i prodotti gratuitamente in test, tipo DJI. È veramente difficile ottenerla come azienda per poter avere i loro prodotti. Paladin vi permette di andare a noleggiare il prodotto a un prezzo di 14 euro al giorno, in questo caso per il Mavic Air, quindi prezzo, la durata minima per il noleggio è di 3 giornate, quindi 40 euro, e la possibilità eventualmente anche di andare ad acquistarlo in un secondo momento. Andiamo su qualche altro prodotto, ad esempio, che ne so, PlayStation VR, e la PlayStation VR costa 4 euro al giorno. Minimo 7 giorni, quindi con 30 euro voi vi fate una settimana di PlayStation. Potrebbe essere il mio prossimo noleggio. Così poi, almeno per 7 giorni, perché se lo compro poi mi lascio con Katia, perché mi inchiodo con queste cose io, è meglio. Il solo pattino, per esempio, che è un monopattino, un overboard, per 6 euro al giorno, minimo 7 giorni, quindi una quarantina di euro. E dopo avete ovviamente anche la descrizione per vedere come funziona. Quindi la possibilità di fare recensioni a prezzi contenuti. Diamo un'occhiata anche all'Osmo Mobile 2, anche se ormai con l'Osmo Pocket io aspetterei. Però se volete andare a noleggiarlo, sapete che per 5 euro al giorno, quindi per 4 giorni 20 euro, voi potete testare l'Osmo Mobile e valutare se effettivamente è il prodotto che fa per voi. Cioè, secondo me è un servizio veramente interessante, mi piace. Poi vi ripeto, i ragazzi li ho conosciuti di persona, simpatici, professionali, è una startup, quindi li pubblicizzo volentieri, veramente. Complimenti a Nico e Diletta di Paladin. Bene, questo è tutto. Vi ho detto chi è Paladin, come funziona il loro servizio. Se siete curiosi, ovviamente qui sotto in descrizione avete tutti i link per poter andare nel loro sito e per poter iniziare a noleggiare. Se mi daranno la possibilità di avere un codice sconto personale, ve lo inserirò qui sotto, sempre in descrizione. E non mi resta che salutarvi, ricordatevi di iscrivervi al mio canale, cliccate mi piace su questo video ed eventualmente condividetelo se pensate che possa essere utile per qualcun altro, accendete la campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che andrò a pubblicare sul canale. Un saluto a tutti quanti, ci vediamo con il prossimo video che sarà sicuramente la recensione del Mavic Air. Ciao a tutti!